E buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui nel mio canale YouTube. Io sono CB99 e oggi ragazzi siamo qui tornati in un nuovo video, un nuovo contenuto qui sul canale. Oggi venerdì 16 agosto 2024, per andare a parlare di due notizie principalmente che sono arrivate tra la mattina di ieri e la serata di ieri. Due notizie che riguardano ovviamente la Juventus, due notizie veramente molto molto importanti. Prima di iniziare con questo video, però, ragazzi, io vi invito come sempre a lasciare il massimo supporto sotto questo contenuto, lasciate tutti quanti like, iscrivetevi tutti quanti, di fondamentale importanza l'iscrizione perché dobbiamo arrivare ai 1800 iscritti il prima possibile, quindi iscrivetevi, commentate questo video, dite un attimo la vostra opinione su questo contenuto e sulle notizie che appunto andrò a darvi e insomma attivate la campanella delle notifiche per far sì che non perderete nessun video che uscirà qui sul canale. Detto questo, direi che possiamo iniziare. Allora, come avete letto dal titolo e visto dalle immagini di copertina, siamo qui per parlare di Kenan Yildiz da una parte e di Nico Gonzalez dall'altra parte. Io direi di partire prima da Kenan Yildiz, che è una notizia insomma un po' più vecchia, tra virgolette, perché è arrivata nella mattinata di ieri, con Nico Gonzalez invece nella serata di ieri. Quindi insomma partiamo con Yildiz. Insomma, Kenan Yildiz, come avete potuto leggere sui miei social e su quelli insomma di altri, che so, giornalisti, content creator, chiamateli come volete, nella giornata di oggi, venerdì 16 agosto, Kenan Yildiz firmerà il rinnovo contrattuale con la Juventus che appunto gli permetterà di indossare la maglia numero 10. Infatti, nella giornata di oggi arriverà l'ufficialità di Kenan Yildiz come nuovo numero 10 della Juventus. Di questa possibilità ne avevo già parlato sia qui sul canale che su tutti gli altri miei social. C'era questa possibilità che insomma già da praticamente aprile-maggio che sembrava molto molto concreta, era praticamente fatta. Poi 2 settimane fa vi avevo parlato come c'è stato un rallentamento, c'è stato un piccolo imprevisto, diciamo così, tra la Juventus e l'agente di Kenan Yildiz, perché e l'agente di Kenan Yildiz, insomma, per questo rinnovo, perché la Juventus aveva idea in mente di fare, che poi a tutti gli effetti sta facendo così, rinnovo contrattuale con aumento dell'ingaggio, perché adesso Kenan Yildiz percepiva, dite come volete, circa 300.000 euro all'anno, e quindi la Juventus aveva proposto di fare un rinnovo contrattuale, non andando a modificare la scadenza del contratto, che è comunque lunga perché scade nel 2027, se non erro, quindi ancora insomma qualche anno insomma è valido il contratto, ma un aumento, un rinnovo con un aumento dell'ingaggio, passare a circa 1 milione più la maglia numero 10. La gente aveva chiesto una cifra un po' superiore, intorno ai 2 milioni e mezzo, eccetera eccetera eccetera. Però nella giornata di ieri, nella mattinata di ieri, insomma, c'erano stati dei contatti forti, importanti, decisiva la volontà di Kenan Yildiz per farsi, diciamo così, che si è trovato un compromesso tra la Juventus e l'agente di Kenan Yildiz per far sì che tutto vada per le meglio delle cose, diciamo così, e appunto nella giornata di oggi ci sarà la firma del contratto, insomma, diciamo così, e poi l'ufficialità sia del rinnovo che anche della maglia numero 10. Quindi notizia importante. Io la mia sulla maglia numero 10 l'ho già detta. Strategia di marketing importante, strategia di responsabilità importante, perché quest'anno Kenan Yildiz sarà titolare praticamente quasi tutte le partite, in più con la maglia numero 10 una grande responsabilità. E questa cosa mi piace, siccome non è affatto presto per, diciamo così, assegnarla a Kenan Yildiz, anzi è il momento giusto prima che esploda definitivamente. Quindi, maglia numero 10 a Kenan Yildiz, mettiamola da parte. Passiamo ora all'argomento, quello un po' più caldo di queste ore, di questi giorni, perché io vi racconto interrottamente, senza sosta, su tutti i miei social, Twitter principalmente, come la Juventus ha un accordo praticamente da una settimana sia con l'agente di Nico Gonzalez che con la Fiorentina per Nico Gonzalez, perché la Juventus, io venerdì scorso, proprio una settimana fa, vi scrissi sul mio Twitter come la Juventus ha un accordo con la Fiorentina per Nico Gonzalez, operazione basata sul prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato intorno ai 30 milioni. Questa cosa è stata confermata da altri giornalisti nel corso, diciamo così, delle giornate seguenti, quindi diciamo, l'ho un po' anticipata questa notizia, e finalmente si sta chiudendo questo enorme cerchio, questo enorme puzzle, perché voi, come mi avete detto su tutti i miei social, mi stavate dicendo: CB, ma se la Juventus ha l'accordo sia con Nico Gonzalez che
che con la Fiorentina cosa si aspetta a chiudere? Si aspetta che la Fiorentina vada a chiudere il sostituto di Nico Gonzalez, che è Gudmundsson, che nella giornata di oggi farà le visite mediche e sarà ufficializzato, e si aspettava che il Genoa andasse a trovare il sostituto di Gudmundsson stesso, che poi sarebbe andato alla Fiorentina. Quindi un puzzle enorme che vi ho raccontato senza sosta su tutti i miei social e che finalmente sta prendendo forma, perché nella giornata di oggi Pinamonti dovrebbe fare le visite mediche col Genoa, Gudmundsson con la Fiorentina, e nelle prossime ore, io non sarei sorpreso se le facesse già domani, le visite mediche di Nico Gonzalez alla Juventus, per poi essere già a disposizione quantomeno in panchina per la gara di lunedì contro il Como, dove vedremo ancora una squadra in costruzione, perché sugli esterni mi aspetto che giochi Yıldız e poi di qui mi aspetto che giochi ancora Weah, che poi ovviamente non sarà il titolare, dietro giocherà ancora Gatti, insomma ancora tanti lavori in corso, però piano piano stiamo iniziando a prendere forma, diciamo così. Quindi finalmente la trattativa per Nico Gonzalez sembra arrivata alla chiusura definitiva, a quello che voi potete considerare l'erigo, diciamo così, di Fabrizio Romano, che potrebbe seriamente arrivare nelle prossime ore, perché gli accordi sono tutti lì, sono tutti pronti, sono tutti definiti, si aspetta soltanto che vengano ufficializzate le varie operazioni per, diciamo così, completare questo puzzle, e poi Nico Gonzalez sarà un calciatore della Juventus. Da me su Nico Gonzalez l'ho già detto in un altro video, che vi lascio qui in altro nelle schede se mi ricordo, praticamente ve la faccio in breve. Buonissimo calciatore che ha ancora tanto ha già dimostrato buone cose, ha ancora tanto da dimostrare, ancora tanto da fare. Siccome l'ambiente Juventus è può essere perfetto per lui, specialmente con davanti Dusan Vlahovic, che proprio alla Fiorentina aveva avuto come compagno ed era stato lui che l'aveva fatto, diciamo così, brillare all'inizio. Quindi niente ragazzi, questo era il video di erano, il video di giornata, questo è quello che dovevo dirvi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, like, iscrizione, seguitemi su tutti i miei social, Twitter @CBN, Instagram @CBN_, dove troverete notizie e opinioni sulla Juventus e non solo, 24 su 24, 7 su 7, quindi seguitemi, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo contenuto, un saluto e fino alla fine, forza Juventus, bella!